Ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Diego e sono qui oggi insieme a Gino per fare una challenge molto figa. Prima di iniziare volevo dirvi un po' di cose. Innanzitutto seguitemi su Instagram, link in descrizione, semplice. Vi ricordo che c'è il contest attivo, si può vincere un bellissimo account. Quindi, per partecipare cosa dovete fare? È semplice, attivare la campanellina delle notifiche, fare lo screen e inviarmelo in direct su Instagram. E io vi calcolerò per il contest, prenderò uno a caso, il vincitore si porterà a casa un bellissimo account. Seconda cosa, se vedete qua che la roba crolla, cade, le luci strane, perché sto cercando di sistemare questo studio in maniera decente. Mi devono arrivare tantissime cose nuove, tipo doppio schermo, scheda video nuova, nuovi pannelli phone assorbenti, nuove luci, cioè tutto, raga. Ho speso un'ira di Dio, però voglio fare l'upgrade al canale. L'unica cosa che mi manca è il microfono, prima o poi lo comprerò. Dovrò comprare la webcam perché naturalmente la fotocamera è meglio a livello di qualità. Però, ok, la memoria non è infinita, si spegne dopo un po', quindi se devo registrare gameplay è impossibile, perché tipo dopo 10 minuti si surriscalda, oppure si spegne, oppure, raga, fa cose ambigue. E siamo qui stasera, perché è tardi, quasi notte, in realtà sono le 11, quindi è notte, per fare Indovina il posto challenge di Fortnite. L'avevo già fatto sul canale di Capitan Blazer, però questa volta voglio portarlo in maniera privata e lo ringrazio perché mi ha fatto conoscere questa cosa. Ci sono varie modalità. La modalità normale, che in poche parole dovrebbe essere abbastanza semplice, la modalità hard, che è un po' più difficile perché, se non sbaglio, hai meno tempo, poi non ne sono sicuro, non mi ricordo, la night mod, che hai pochissimo tempo con una torcia per vedere i particolari ed è una cosa difficilissima. Però noi facciamo la normal mod, dai, proviamola, normal mod. Raga, io non so se è aggiornato con la nuova mappa. Che cazzo è? Allora, la prima immagine è questa. Dov'è, raga? Sta diventando impossibile giocarci visto che stanno partendo le peggio pubblicità. Comunque, vabbè, è semplice, raga, guardate dove siamo. È semplice, dovrebbe essere. Allora, lo so che è tardi, però se non sbaglio siamo vicino Parco Pacifico e siamo, per la precisione, tipo... Ok, vediamo un attimo, siamo attaccati, sì, siamo qua sopra. Easy, raga, questo è easy, stiamo qui. Facciamo qui. Qua. Quanto? 20 metri di distanza, ragazzi. Guardate, proprio, raga, stavamo qui e io ho segnato qua, oppure al contrario. Comunque, ok, è stato abbastanza semplice perché avevamo un punto di riferimento easy. Seconda immagine che sta caricando. Te, Gino, rimani qua che dall'ultima volta ci ho fatto pace. Qua, ragazzi, dove siamo? Ai Pinnacoli. Per la precisione, siamo qua dentro. Quindi metto qua, poi dovrebbe essere comunque qua. 10 metri addirittura, 10 metri, raga. 10 metri. Poi ci sono tutte le classifiche, fatemi sapere se avete fatto meglio di me, sicuramente sì. Comunque, massimo che si può raggiungere 500 punti. Noi abbiamo sbagliato di 10 metri e abbiamo perso 10 punti. Next round, vabbè, la modalità normale è abbastanza semplice, diciamo. Next round, e vabbè, ma così, questo è troppo facile, ragazzi. Siamo qui, dovrebbe essere... Qui. Mi mancano, mi mancano in realtà questi vecchi magazzini. Comunque siamo qua, 7 metri, raga, il mio record, 7 metri, 493 punti. Va bene, questo è palmeto. È palmeto per la precisione, non è palmeto, raga. Qua è tipo, ok, ok, qua. Diciamo che è una zona un po' meno, potrebbe essere qua. Potrebbe essere qua, vediamo un po'. Potrebbe essere qua, sì, sì, ci sono due case qua, raga. Quindi diciamo tipo vicino l'oasi. Puntiamo qua, puntiamo qua. 32 metri, 32 metri. Di quanto ho sbagliato, scusatemi. 32 metri, vabbè, è pochissimo, però la mia connessione, vabbè, vabbè, raga, di niente. Comunque, andiamo con la prossima immagine, che adesso neanche ricordo più qual è. Siamo proprio abusivi, perché noi facciamo i calcoli abusivi. Siamo tutto un'abusività, raga. E vabbè, questa è easy. E siamo, per la precisione, ok. Visto che le immagini sono così, ogni tanto non è facile capirlo. Però siamo tipo qua all'uscita, verso qua. Siamo, facciamo prima di questa. E per la precisione, raga, se ci azzecco più verso qua, qua, raga, 3 metri, 9 metri, il mio record è 7. Però 9 metri è tanta roba, modalità facile, quindi per la precisione, vediamo un po', siamo ai parcheggi. Qua ci dovrebbe essere una cassa, infatti, siamo ai parcheggi. Quindi, penso, vediamo un po', la macchina sta qua. Diciamo che stiamo tipo qua, proprio vicino alla macchina. 5 metri, new record, raga, nuovo record, però vabbè. Lo ripeterò sempre, è facile. Essendo proprio in mezzo, che qua c'è il tesoro, io la butto là. Questo è il mio posto preferito, mi devo impegnare, quindi di conseguenza siamo, per la precisione, proprio qua, raga, in realtà. Siamo proprio qua sopra, abbiamo il coso, quindi siamo tipo qua. Magari più qua. Tipo, si può zoomare? No, qua. Eh sì, ma un po' più giù, qua, perfetto. 12 metri, forse vediamo un po'. No, ma
E magazzino lo vediamo. Ok. Ve l'ho detto che crollano le cose. Ve l'ho detto. Massimo che si può fare a 5000 punti. Anche qua siamo praticamente. Oddio, c'era qualcosa per i carrelli. Ok, ragazzi, anche qua molto vicino a Tomerdo. E siamo per la precisione tipo qua. Vediamo un po'. 5 metri, raga. 5 metri. Il massimo che si può fare 5000 punti. Noi ci siamo avvicinati molto, molto. Qua siamo, ok. Come si chiamano? Non mi ricordo il nome. Comunque è il posto dei vichinghi. No, non conoscendolo molto bene. Questo è un problema, raga. Proviamo. 14 metri. È andata bene. Abbiamo fatto 4875 su 5000 punti. Diego abusivo. Vediamo le classifiche. Vediamo un po'. Ok, non devo mettere lo spazio, va bene. Subit. Vediamo le classifiche, sono curioso. Quanto sono? Dai, carica. Quanto sono in classifica? Cioè, ho fatto un buon punteggio. Vediamo un po'. A livello standard, timed, abbiamo anche il tempo per decidere. Naturalmente la modalità normale è facile. Però non la trovo. Perché? Perché non si trova? Perché? Dai! Niente, non mi vuole di... Non mi vuole di... Le cose. Comunque io voglio provare. Ecco, me l'avevo appena caricata. Vi rendete conto? Quindi voi mettete pausa e dirò nei commenti. Non ho fatto tempo a vederla. Ora passiamo alla modalità notte, che è la più difficile in assoluto, perché non abbiamo tempo, ma abbiamo tempo. Nel senso, abbiamo la batteria che si scarica. Noi possiamo vedere così, vedete? Per posti... Ok, raga. È difficilissimo, ma probabilmente so dov'è. Sì, so dov'è, oddio mio, per fortuna, raga. Come potete vedere abbiamo la batteria che si scarica. Possiamo dare un'occhiata per poco tempo. Per voi è facile perché potete mettere pausa, potete rivederla come vi pare. Quindi, ma non voglio commenti con "ma è facile, sei scarso". No, provateci, perché avete l'ansia, dovete registrare, dovete... E in più avete, raga, lo vedete per un secondo. Neanche fa in tempo a calcolare il cervello. Poi i cervelli abusivi ancora di meno. Mentre con YouTube metti pausa, è semplice. Quindi, raga, so dov'è per fortuna, so dov'è. Non ho visto di precisione perché come un cretino vi ho fatto vedere come si scarica la batteria. E sono un cretino perché probabilmente è l'unica che azzeccherò. Potevo azzeccarla un po' più preciso. Comunque, fatto sta che fatto sto che fatto stiamo. È tipo, avevo il camion qua, il falò qua. Sì, ma voi caricate, mi devi caricare il pezzo col falò. Quindi diciamo, il camion si vedeva, stavamo tipo da ste parti. Vediamo un po', 31 metri, raga, me la potevo giocare meglio, eh. Però, almeno ci siamo arrivati. Seconda immagine, qua io farò tipo 469 punti, non ne azzeccherò più una. Cioè, raga, voi mi dite. Ok, a bordo. Che cos'è una casetta quella? No, che cazzo è un cespuglio? Raga, come fa una persona normale? Che? Oddio. È tipo qua, raga. È tipo da ste parti. No, da ste parti. Che ho visto la chiesa? Possibile che io abbia visto la chiesa? Tipo, la butto qua. Sì! Ho fatto 148 punti. Ragazzi, 140. Raga, affidatevi che è tanto in questa modalità. Terzo round. Oddio. Sì. Che cazzo? Raga, ma non si vede. Poi vi giuro che con le luci accese è ancora peggio, perché non si vede di me. Si vede meno perché vedo tutto. Ma siamo dentro. Ma dove cazzo siamo? Sinceramente non ne idea, io la butto qua a caso. E siamo all'altra parte del pianeta. E dove siamo per la precisione? Scusate. Oddio, è vero. È vero, sono un cretino. Cioè passo. Questa l'ho sbagliata, ma questa è tutta questione proprio di ansia. Questa me la sono cagata, potevo saperlo. Va bene. Poi arrivano le cose. Ah, solo di lato posso muoverlo. Oddio, aspettate un attimo. Che cazzo? Oddio! Oddio, raga, per fortuna ho inquadrato qua il lama. E dovremmo essere tipo qua. Vediamo un po'. 8 metri, raga! Oh, 1109 punti, è tanto, fidatevi. Per fortuna ho inquadrato il lama. Dobbiamo vedere i particolari. Veloce. Un salice. Giriamoci. E porca puttana. Siamo a bordo, raga. Raga, qua è un po'. È difficilissimo. I salici stanno qua, raga. Raga, io butto tipo qua, cazzo. No, un cazzo. Che cazzo? Dov'è? Oh, cazzo. Raga, non mi ricordo. Poi, proprio stiamo al limite. Che cazzo è? C'è una struttura ambigua. E qua non c'è più niente. Oddio, ho capito, raga. No, in realtà non ho capito, però ci proviamo.
Secondo me siamo da ste parti. La struttura ambigua potrebbe essere una di queste case. Più questa, direi. Quindi stiamo qua. Vediamo un po'. 65 metri, raga. Oddio. 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 Diego abusivo ci sta. Raga, io non me l'aspettavo di fare 1500 punti. L'altra volta con Capitan Blazer abbiamo fatto 3 punti. Quindi, sì. Qua, che cazzo. Sti salici de merda, eh. Ok. Ok, raga. Pinnacoli. Probabilmente Pinnacoli. Ci stava il lago. Pinnacoli. Casa del lago. Io. Da ste parti. Cazzo! Lo sapevo che era vicino alla casa del lago. E si vedeva. Non Pinnacoli, mi sa che quasi si vedeva questo. Cazzo, lo sapevo che era vicino alla casa. Perché non ho creduto ai miei istinti? Comunque, ottavo round. Vabbè, questo è facile. No, no, insomma, no, raga, vi giuro che mi sto. Perché? Ok. È facile. Tipo qua. Su per giù, vediamo un po'. 14 metri, questa era semplice, per fortuna. Oddio, una casetta isolata col barbecue. Raga, ma che cazzo è? Oddio, forse la montagna dei condotti? Ragazzi, oddio, forse la casa dei condotti, ma è cambiata adesso. Attenzione, dove sta condotti confusi, che era il mio posto preferito. Io dico tipo qua. 18 metri, dai raga. Ho 2512 punti. Io non mi sono reso conto che si era spenta la fotocamera da un bel pezzo. Fatto sta che mi ha portato bene, perché ho trovato un punto quasi difficilissimo. Ma dove cazzo siamo? Oddio, ho capito. Ho capito, cioè forse ho capito. Aspettate. Sono indeciso. Sono indeciso un tot, raga. Ah, se sto fermo non si scarica. L'ho scoperta la decima cosa. Grande Diego. Comunque, raga, a me sembra molto questa zona qua. Non vorrei dire stronzate, mi sembra questa zona qua. O quell'altra, o forse questa. Cazzo. O quest'altra. No, però sembra più questa. Oppure questa qua su. Perché ce n'è anche qua. Ha! No, dai, 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 dai. Noi crediamo che sia questa. Raga, si azzecca anche questa. Adesso sono pro player. Alle 11 di sera. La butto qua. Sì! 19 metri. Sì, 19 metri, raga. Alle 11 e mezza io azzecco. Detto ciò, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, giocateci anche voi. Metterò il link in descrizione. Non è una sponsorizzazione, ma semplicemente voglio sapere quanto fate voi. Fatto sta che noi abbiamo fatto quanto punti? 2993 punti su 5000. Ragazzi, non sono pochi in questa modalità. Vi ricordo. Ho sbagliato praticamente. Questo ho fatto tipo. Uno sbaglio enorme. Guardate qua quanto vicino, vicino, vicino. Comunque, vi ricordo di seguirmi su Instagram, il link è in descrizione. E se volete abbonarvi per giocare con me. Bella.